fischietto che lo scorso anno le aveva negato la gioia di esultare, questa volta regala il Roma capopunti all'Italia di Roberto Polverelli. Nell'inedita finale dell'Anco Marzio, gli azzurri faticano contro una rappresentante di Vai Juniores che spedisce un bel biglietto da visita alle avversarie in vista del prossimo torneo delle regioni, giocando una partita alla pari dell'Under 17 e cedendo solamente in una serie di calci di rigore che per i ragazzi di Mister Rossi è stata stregata. Tanta pioggia in un avvio lento e praticamente senza spunti fino al quarto d'ora, quando Gabrielli inizia a scaldare le mani di Marino con un sinistro che l'estremo difensore azzurro blocca a terra. L'Italia prova a rispondere con Riccucci, ma la punizione del numero 6 di Scuola Torte e Teste viene deviata in angolo dalla barriera. Si viaggia però su ritmi molto compassati e la seconda chance della nazionale arriva solamente per un errore di Salvato, che controlla male il pallone, consegnandolo a Posocco, sul quale deve chiudere in maniera provvidenziale i Uccelli. Per vedere gli equilibri rompersi bisogna allora aspettare lo scoccare del 28esimo. Ghezzi trova lo spunto giusto per saltare Zamagni e mettere all'altezza del secondo palo un pallone sul quale Caso deve solo spingere in porta, portando la rappresentativa Juniores al comando della gara. L'1-0 sveglia di colpo un'Italia che spiega solamente 3 minuti per rimettersi in careggiata. Riccucci spedisce in aria un corner sul quale Talamo riesce ad avvitarsi, disegnando con la testa una parabola bellissima che firma il pari e porta la finale nuovamente sui binari della parità. I ragazzi di Polverelli tornano a pungere nel finale con Minasola, il cui resto da fuori non finisce di molto lontano dal palo. L'episodio che rischia di cambiare nuovamente volto al match arriva però poco più tardi. Il signor Marino vede il braccio largo di De Dominicis sul cross di Masala. Il direttore di gara fischia la punizione, ma soprattutto è stato al tarchino giallo che, essendo il secondo, vuol dire espulsione per il numero 5 di Rossi ed un tempo da giocare con l'uomo in meno. Prima dell'intervallo c'è ancora lo spazio per un altro brivido azzurro, ma Saccucci non si fa sorprendere sul destro velenoso di Masala. La ripresa dovrebbe vedere un'Italia con il piede sull'acceleratore ed invece la rappresentativa tiene bene, tanto da non dare a vedere di essere in 10 e da mietere la prima occasione che arriva al terzo, con il diagonale di Nardi ben controllato da Di Marino. I laziali chiudono bene gli spazi ed il secondo brivido della frazione è nuovamente il loro, ma Panico spreca l'occasione schiacciando troppo il suo destro dal limite. L'Italia fatica e solamente al quarto d'ora torna a pungere, quando Saccucci per poco non rischia la frittata, facendosi sfuggire il poco pretenzioso tentativo da fuori di Minasola. Agli azzurri servirebbe una scossa maggiore ed allora Polverelli pesca dal mazzo Cesana. Il numero 18 sembra la carta giusta per far saltare il banco e alla mezz'ora la sua serpentina è micidiale, con Saccucci che deve superarsi per chiudere in angolo. Sul corner l'estremo difensore di Rossi è nuovamente prodigioso, opponendosi al meglio sul colpo di testa a botta sicura di Talamo. È l'ultimo sussulto prima del duplice fischio finale che congela il punteggio sull'1-1, mandando la gara ai calci di rigore. Gli 11 metri sembrano però indigesti per i 22 in campo. Sbagliano in serie Federico, Masala, Belisai, Talamo è salvato prima che Prata riesca finalmente a rompere l'incantesimo e mettere l'Italia in avanti. Per la rappresentativa facile che anche Travallini ed allora aspetta a Favo chiudere la questione segnando il penalty decisivo che consegna la coppa nelle mani di capitan Baschirotto. L'Italia vince per la sua seconda volta in Roma Caput Mundi, confermando il feeling di Roberto Polverelli con il torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Cade invece la rappresentativa, ma per Mister Rossi i segnali raccolti non possono che essere positivi. Con prestazioni così, al torneo delle regioni ci sarà da divertirsi.